In casa Messina sono attesi importanti sviluppi sotto il profilo societario, con il presidente biancoscutato Pietro Sciotto che al momento avrebbe congelato qualsiasi decisione tecnica, rasserenando però una tifoseria che sembra averlo ormai delegittimato e che non crede più in lui. In queste settimane il padron giallorosso avrebbe riflettuto parecchio sulla sua prima stagione al timone del Messina, ripensando agli aspetti positivi ma soprattutto agli errori commessi, ammettendo le proprie responsabilità. Sciotto ha voluto rispondere all'appello degli ultras che lo hanno apertamente invitato a farsi da parte, dicendo che sarebbe anche disposto e pronto a fare un passo indietro, mettendo in discussione la sua posizione ai vertici del club. In questo momento la decisione del massimo esponente del sodalizio peloritano è quella di congelare ogni scelta riguardante il comparto tecnico, in attesa di nuovi sviluppi sul fronte societario che potrebbero iniziare a concretizzarsi a partire dalla prossima settimana, quando si concluderanno le elezioni amministrative e si avrà dunque l'esito definitivo del ballottaggio. Ciotto ha dichiarato di essere in costante contatto con il rappresentante di un gruppo eterogeneo di imprenditori di alto profilo, intenzionati a sostenere il Messina e ribadendo che tutto ciò è solamente il frutto dell'amore viscerale che nutre nei confronti di una squadra che lo appassiona sin da bambino. Il cerchio dunque sembra davvero stringersi adesso. È ora di scrivere il futuro in Casa Messina, un futuro che possibilmente possa essere più roseo rispetto al recente passato.